eccoci qui di nuovo insieme per lo spazio privé insieme a Matteo Scozzarella. Senti Matteo, hai giocato negli ultimi anni in Serie B, mi viene in mente in Sabbia, Trapani e molte altre. Come mai la scelta di venire a Parma e quindi abbassarti un po', scendere di categoria? Beh, è stata una scelta legata alla voglia di fare qualcosa di bello per una città, per una società, dell'importanza del Parma, quindi diciamo che quando c'è stata la possibilità di parlare del mio futuro, la categoria non è stata tanto indicativa nella mia decisione. La voglia era quella di ritornare a fare la categoria che sto facendo, però con una società che è ambita da tanti giocatori. Senti, sei qui a Parma da pochi mesi, un paio di mesi credo se non sbaglio, insieme alla tua famiglia. E peraltro so che hai una bimba piccola di 2 mesi, la Vigna, vero? Si chiama? Ha due anni? Ah, 2 anni, scusami, 2 anni la Vigna. E come vi trovate in città? Stiamo bene. Parma piano piano stiamo iniziando a conoscerla, a viverla un po' di più, a frequentarla. Ci sta piacendo, è molto vicina comunque alle nostre mentalità, alla nostra zona in cui viviamo. Comunque viviamo nella zona di Treviso, ci assomigliano molto come città, di conseguenza ci abbiamo messo poco ad ambientarci. E nello spogliatoio che tipo di gruppo hai trovato? Ti hanno accolto bene? Sì, bene, sembrano tutte banalità quando si parla di gruppi, perché tutti tendono a dire che è stato accolto benissimo, è tutto bellissimo. Io effettivamente mi sono ritrovato in un gruppo che è con tanto entusiasmo, con tanta voglia, con tanti ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa di speciale, che fino a poco fa ci stavo riuscendo molto bene, adesso un po' meno. Però sono tutte garanzie che il futuro può essere solo migliore. Come vivi il giorno fatidico del match, il prepartita, insomma, se ti prepari anche psicologicamente? Non sono molto scaramantico, quello è certo. Sono attento a quello che penso mi possa aspettare durante la partita, insieme comunque allo staff, durante la mattinata, durante la serata precedente alla partita si analizza un po' quello che potrebbe succedere, e quindi io perlomeno cerco di concentrarmi durante la mattinata su quello che dovrei fare durante la partita. Ti chiedo un'ultima cosa, dato il momento che definirei non troppo fortunato, ti senti di dare un messaggio ai nostri tifosi? Beh, innanzitutto vorrei essere vicino al loro momento di sconforto, dicendo che noi lo siamo ancora di più, siamo dispiaciuti per quello che sta succedendo e di non aver fatto quello che probabilmente loro si sarebbero aspettati. Ma in questi momenti penso che, presa la situazione nella maniera migliore, e compattando tutti e due gli ambienti, si possono fare cose ancora più belle rispetto a quelle che si possono fare prima. L'hanno sempre fatto, capisco il loro sconforto, però sono certo che continueranno a darsi una mano come sempre fatto. Bene, grazie mille a Matteo Scozzarella. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo subito tra poco.